Benvenuti al nostro settimanale, partiamo con le notizie. Laureana Di Borrello, si è tenuto il convegno sulla Pedemontana organizzato dall'Associazione Città della Piana. Nella sala riunioni dell'ex convento sono intervenuti tanti cittadini e amministratori, tra i quali il sindaco di Laureana, avvocato Alberto Morano, il sindaco facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace, il dirigente della viabilità, Lorenzo Benestare, il consigliere metropolitano Giuseppe Zampogna e i rappresentanti dell'associazione Progetto Città della Piana, Foci, Cordova, Polisena. La Piana e i comuni delle zone interne, è stato detto, da decenni invocano la realizzazione di questa infrastruttura considerata centrale per il rilancio delle aree interne e combattere lo spopolamento dei piccoli centri. Ad inizio del convegno è stato proiettato un video sulla Pedemontana realizzata da Taurianova TV. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Polistena hanno posto in essere un'attività di controllo straordinario del territorio nell'ambito del piano di azione nazionale Focus 'Ndrangheta, registrando importanti risultati nei comuni di Cinque Frondi, Maropati, Anoia e Melicucco. Sono state controllate 434 veicoli e 689 persone e sono state eseguite 4 perquisizioni personali e 75 controlli domiciliari. La Polizia Amministrativa ha operato controlli a esercizi commerciali e eseguite 6 perquisizioni di locali. Si è tenuto il convegno organizzato da Rotary di Gioia Tauro con il patrocinio dell'amministrazione comunale per un esame sul futuro del porto. Dopo i saluti del presidente del Rotary, Antonio Castellano, sono intervenuti il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, il dottore Giuseppe Zampogna, la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo ed il sindaco facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace. Sul porto di Gioia Tauro hanno relazionato l'ammiraglio Andrea Costinelli e il direttore della dogana Andrea Pugliese. Partiamo con il servizio di Pino Battista e Aldo Polisena. Ancora sul porto, il porto tra passato, presente e futuro, questa volta è Rotary di Gioia Tauro, siamo col presidente Totò Castellano che sta organizzando un convegno dove ci sono delle personalità che risponderanno anche alle domande del pubblico. Buongiorno a tutti, voluto dal club di Gioia Tauro questo incontro, però insieme ai club di Nicotera Medima, di Polistena e di Palmi, presenti i club della Piana. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per un semplice motivo. Del porto si parla, ma si parla poco, si conosce molto poco di quello che è la dinamica, si conosce forse il passato, poco del presente e niente del futuro, che è ovvio. Per questo con l'ammiraglio Agostinelli, il presidente dell'autorità portuale, abbiamo concordato questo incontro appunto per fare una riesamina del passato, del presente e l'ammiraglio Agostinelli, il presidente, ci proporrà quelle che sono le prospettive per il futuro. Intanto possiamo dire che conosciamo benissimo il passato, conosciamo anche il presente, però del presente non sappiamo una cosa, che nel 2020 il porto di Gioia Tauro è stato dichiarato il leader del transhipment in Italia, ma non solo, questo stesso riconoscimento è arrivato dalla sezione sviluppo dell'ONU, dove riconosce appunto il porto di Gioia Tauro come leader del settore. Quindi, orgogliosi di questo, dobbiamo però cercare di fare una connessione tra il porto e la città e le città del porto, ma soprattutto con Gioia Tauro, perché San Ferdinando, essendo vicino alla bocca, ha molto comunicazione con il porto, molto di meno però c'è la città. Quindi infatti il porto non dialoga con la città e la città non dialoga con il porto, e noi vogliamo insieme con l'autorità portuale, con gli organi e le autorità competenti, quindi coinvolgeremo anche il comune in questo contesto, il comune di Gioia Tauro, ma anche il comune della città metropolitana, che saranno presenti i due sindaci oggi. Questo è il nostro scopo. Dottore Agostinelli,
Ormai il porto di Gioia Tauro, diciamo, è decollato, ovviamente ancora ha tante potenzialità, ma che cosa manca per far decollare quest'area? Manca l'industrializzazione del retroporto, lo sappiamo tutti, c'è uno strumento importante che presto sarà esercitato, che sapete essere la zona economica speciale. Manca quello perché si sviluppi un'economia per tutta la piana di Gioia Tauro, per l'intera Calabria e io credo anche per l'intero meridione. Il porto, come dice giustamente lei, ha delle potenzialità inespresse, però i traffici sono garantiti per i prossimi anni e queste potenzialità sono intatte. Dipende ora dagli investimenti che faremo nel più grande retroporto italiano. Dottore Costinelli, al forum verso il sud di Sorrento, sia la ministra Carfagna sia il primo ministro Draghi hanno detto che il Mediterraneo può diventare proprio un contenitore per i rapporti diciamo, commerciali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il porto di Gioia Tauro può giocare un ruolo importante in questo discorso? Beh sì, certamente, è uno dei più grandi porti del Mediterraneo. Il Mediterraneo che acquista sempre maggiore rilievo sotto il profilo commerciale dei traffici marittimi vedrà in Gioia Tauro un grande protagonista anche nei prossimi anni. Dottore Zampogna, dell'USMA che opera all'interno del porto, che cos'è l'USMA, dottore Zampogna? L'USMA c'è l'Istituto di Sanità Marittima e USMAF sta per Sanità Marittima, aerea, quindi marittima porti, aerea, aeroporti e di frontiera sbarchi, quindi si occupa del controllo delle merci, frutti e vegetali assieme ai veterinari e assieme ai fitoterapeuti per eventualmente gli oli e quant'altro. L'USMAF controlla, concede i rilasci i nulla osta sanitari, quindi le esenzioni alle navi, ogni 6 mesi di navigazione le navi scade questo certificato e il medico USMAF sale a bordo per controllare l'igiene della nave, quindi il personale, la crew list, controlla i farmaci, i narcotic list e tutti i farmaci, controlla la cassetta delle acque, quindi dal punto di vista microbiologico il water test, e controlla anche il conferimento dei rifiuti, quindi questo sta a capire che i rifiuti delle navi non finiscono mai in mare come una volta si diceva, ma è tutto molto rigido e un controllo molto attenzionato. Con il sindaco Aldo Alessio, sindaco, ancora un convegno sul porto, però quest'area è investita da tematiche, diciamo, importanti. Tra l'altro è stato affermato anche in un convegno a Sorrento verso il sud da parte del Presidente Draghi e della Ministra Carfagna che l'area del Mediterraneo, e quindi si riferiscono soprattutto all'area del porto di Gioia Tauro, può diventare un hub energetico. Loro pensano al rigassificatore e pensano anche alle energie rinnovabili. Qual è la vostra posizione? Io penso invece alla logistica delle merci e questo è l'obiettivo finale di questo porto, quindi puntare sulla ZES, sulla zona economica speciale, andare a fare le opere del bacino di carenaggio, completare le infrastrutture viarie e ferroviarie, quindi dare l'alta velocità al sud, allargare le gallerie da Sapri da Paola a Sapri e puntare molto sulla logistica delle merci. Questo è lo scenario futuro che io vedo, ma che abbiamo anche sempre visto nel passato. Su questo punto, come dire, c'è indolenza da parte dei livelli istituzionali. E poi si inventano il rigassificatore, poi si inventano altre barzellette. Andiamo a fare cose concrete, di come leghiamo il porto al territorio, come avveniva nel passato quando non c'era il porto e c'erano i bastimenti a vela che potevano trasportare le merci grazie ai prodotti dell'entroterra della piana di Gioia Tauro, quindi il legname, l'olio, la seta e così via. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il porto si apra al territorio e che ci sia lo sviluppo territoriale in funzione della logistica delle merci che non servirà solamente Gioia Tauro e la piana, ma che dovrà servire l'intera Calabria. Questo è lo scenario futuro che io intravedo e quindi ci batteremo per raggiungere questi risultati. Siamo con il dottore Giorgio Pugliese. Buongiorno, sì, sono il dirigente dell'ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Allora, dottore,
Il porto di Gioia Tauro in questi ultimi anni ha fatto passi in avanti, ce lo diceva anche il dottore Andrea Agostinelli, ha tante potenzialità nel campo del transhipment, visto anche la crisi economica e visto la guerra nel nord Europa, quindi il Mediterraneo è centrale nello sviluppo dei traffici commerciali, però c'è un problema. Non si sviluppa il porto nell'area di Gioia Tauro, abbiamo un grande retroporto che non è sviluppato. Il governatore della Calabria ha affermato che si potrebbe creare una grande piastra a freddo per congelare i prodotti tipici. Lei che cosa pensa su questa proposta? Ma guardi, io ovviamente come, per quanto riguarda il mio ruolo, io sono il dirigente di un ufficio delle dogane, quindi noi siamo un ufficio che governa la movimentazione delle merci in entrata e in uscita dal porto. Intanto posso sicuramente confermare la centralità, la nuova centralità del Mediterraneo, che va colta, no? È una situazione che anche purtroppo per le questioni che noi sappiamo, per il discorso del conflitto che c'è in Ucraina, ci sono per il Mediterraneo nuovi sviluppi per il futuro di quest'area. Gioia Tauro si pone in quest'area che è già un'area centrale, tutta l'area del Mediterraneo, si pone a livello centrale nel Mediterraneo. Quindi Gioia Tauro, porto come diceva lei di transhipment, uno dei più grandi porti di transhipment d'Europa, coglie e coglierà sicuramente queste occasioni di sviluppo, ma sul transhipment non abbiamo dubbi che ciò accadrà, perché le potenzialità che il porto di Gioia Tauro ha sono di sviluppo di oltre il 30-40%. Sul discorso del retroporto, come diceva lei, è legato a una dinamica che riguarda soprattutto il territorio e le istituzioni politiche, quindi adesso ci sarà con la ZES, lei sa, c'è un nuovo commissario, bisognerà ripartire per verificare le possibilità di sviluppo che ci sono le risorse del PNRR, noi come agenzia delle dogane siamo chiamati a dare un ruolo di supporto e noi sicuramente lo faremo, quindi io sono sicuramente ottimista per quanto riguarda questo tipo di sviluppo. Dottore Carmelo Versace, anche questa mattina si parla ancora del porto di Gioia Tauro e delle sue potenzialità tra passato, presente e futuro. Che ovviamente il porto di Gioia Tauro in tutti questi anni non abbia rivestito un ruolo di primo piano è sotto gli occhi di tutti, perché purtroppo è stato un argomento che è stato attenzionato da tutte le istituzioni negli anni ormai trascorse. Ed è chiaro che se si vuole avere una visione di questo porto completamente diversa rispetto a quello che è l'investimento che si sta facendo su questo porto, bisogna pensarlo in maniera diversa. Ricordo che questa potrebbe essere ormai oggi veramente l'ultima porta del Mediterraneo, anche alla luce purtroppo di quello che sta succedendo nella guerra più in là dell'Ucraina, e quindi sotto questo aspetto, ecco, questo elemento, diciamo, potrebbe diventare anche determinante in termini di investimenti. Non voglio fare polemiche ovviamente, perché non è un momento in cui bisogna puntare il dito contro qualcuno, però qualche giorno fa abbiamo avuto la visita della Presidente della Commissione Trasporti Ministeriale e il Presidente Agostinelli ha fatto un semplice esempio: l'investimento di 2 milioni di euro sul porto di Gioia Tauro ci è servito soltanto a elettrificare una banchina. Ora pensiamo quanto nel retroporto possa essere, diciamo, quello che è lo sviluppo di quest'area importante. Quindi se realmente il Ministero vuole rilanciare in maniera importante quest'area, ovviamente bisogna pensare a un investimento molto più importante. Taurianova, il sindaco Roy Biasi lancia l'idea della conurbazione tra la città di Taurianova e la vicina Cittanova. L'idea del sindaco è stata espressa nel corso della riunione del Consiglio Comunale e prevede la nascita di una città di oltre 25.000 abitanti. Ma questa proposta non piace al sindaco di Cittanova Francesco Cosentino e a diversi consiglieri comunali di Taurianova, tra i quali Lazzaro e Prestileo, che chiedono la convocazione di un consiglio comunale alla presenza dei cittadini. Anche il gruppo Taurianova Futura boccia l'ipotesi di conurbazione tra i due paesi. Oppido Mamertina. Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale Oppido Mamertina-Amato di Taurianova.
un'arteria a lungo abbandonata per la quale si sono mobilitati in questi mesi cittadini e associazioni. L'annuncio dell'inizio dei lavori è stato anticipato nei giorni scorsi da parte del sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace, del responsabile del settore viabilità Lorenzo Benestare. Soddisfazione per questo intervento sono state espresse da Mariano Mazzullo, portavoce del comitato pidese Ci siamo rotti. Concerto del cantante Vincenzo Alì a Locri, due concerti con il titolo Inversi, in un tutto esaurito a Locri nella sala blu del Cinema Vittoria. Tanti giovani accorsi da tutta la Calabria per far sentire il loro calore ad un grande artista, cantante, compositore, strumentista della Ionica, Vincenzo Alia. Il giovane cantante, accompagnato da un gruppo straordinario, ha eseguito il suo repertorio di canzoni come La danza del cuore e Nuvole, entusiasmando i giovani e i giovanissimi. Un concerto che ha voluto lanciare un messaggio di pace e contro la guerra, che ha messo in luce le grandi capacità di questo artista, che è pronto a conquistarsi il suo spazio nello scenario musicale italiano. Partiamo con il servizio di Pino Battista, Aldo Polisena. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta che sconfigge il potere in una strada cera. Il grande momento è arrivato per Vincenzo Alia, questo giovane cantante, musicista e strumentista della Ionica, perché questa sera qui a Locri, al Cinema Vittoria, sono accorsi tanti giovani, giovanissimi da tutte le parti della Calabria per ascoltare ed essere vicino a questo giovane cantante. Vincenzo Alia ha già dimostrato la sua grande capacità, la sua grande professionalità, perché i suoi pezzi come La danza del cuore, Nuvole stanno spopolando su tutte le piattaforme e sui social. Vincenzo Alia è un grande momento. Nella sua città, Locri, questa sera qui al Cinema Vittoria è tutto esaurito e domani sera la stessa cosa per il tuo grande concerto. Sì, sì, diciamo che è una bellissima soddisfazione ritornare nella mia città, voglio dire, tra l'altro, insomma, come Nemo profeta in patria, insomma, si suol dire, questo è stato un caso, insomma, anche molto soddisfacente, diciamo, per, non solo per il repertorio, ma anche per la gente che comunque viene ad ascoltarmi, quindi questa è una bellissima soddisfazione. Un momento molto inutile, dove stare senza te, una nebbia molto fitta. Tutto passa e va, il tuo passato è un incubo ed una sola verità, adesso sai che cambia. Vincenzo, dentro ci sono tanti giovani e giovanissimi, ti vogliono bene. Sì, io insomma sono emozionato anche perché, diciamo, non mi aspettavo anche il seguito di tanti giovani, perché comunque i pezzi trattano tantissimo di temi sociali, anche per quanto riguarda la guerra, il Covid, insomma, anche i temi in atto, quindi mi hanno dato e mi continuano a dare veramente man forte per quanto riguarda questa cosa. Infrastrutture. Stanziati dal governo 209 miliardi, ma solo 220 milioni per la Calabria. La nuova statale 106 Ionica rischia di non essere mai completata, perché il documento economico finanziario sulle infrastrutture non prevede la disponibilità dei quasi 3 miliardi di euro previsti per la sua realizzazione. Ancora una volta la vertenza Calabria subisce un altro duro colpo. Polistena. La sezione locale del Partito Democratico scrive al neocommissario delle aziende sanitarie provinciale Lucia Di Furia per denunciare lo stato della sanità, della piana e la condizione in cui versano gli ospedali e il Santa Maria degli Ungheresi di Polistena.
viene chiesto al commissario provinciale dell'ASP una presenza in prima persona sul luogo che possa permettere di verificare il reale funzionamento di servizio emergenza, urgenza e la condizione delle guardie mediche e dei servizi ambulatoriali. Gioia Tauro. Contro il raddoppio del termovalorizzatore, i cittadini di Gioia Tauro e della Piana sono in allarme per la decisione della Regione Calabria di raddoppiare la quantità di rifiuti da bruciare nell'inceneritore di Via Cicerna. Si è tenuta un'assemblea con i cittadini, con i sindaci presso la sala consiliare, con l'obiettivo di chiedere alla Regione la revoca di questo provvedimento che, ad avviso del sindaco Aldo Alessio, rischia di fare di Gioia Tauro la pattumiera della Calabria. Partiamo con il servizio di Pino Battista e Aldo Polisena. Siamo a Gioia Tauro nella sala consiliare, dove fra pochi minuti inizierà un'assemblea fortemente voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Aldo Alessio per prendere le decisioni in merito al paventato raddoppio del termovalorizzatore. E già Gioia Tauro sta pagando un grande scotto, perché non solo il termovalorizzatore ma anche il depuratore, quindi in termini di inquinamento possiamo dire che Gioia Tauro ha già dato. Adesso, fra pochi minuti, vedremo un po' cosa si deciderà, cosa il sindaco, l'amministrazione, i cittadini decideranno, perché non è giusto che sia sempre la città di Gioia Tauro a pagare. Sindaco, in termini di inquinamenti mi sembra che Gioia Tauro ha già dato. Adesso si paventa il raddoppio del termovalorizzatore. Cosa farà l'amministrazione comunale in questo senso? Inizieremo delle iniziative di protesta, di contestazione, partendo dal basso, e quindi cerchiamo di risvegliare la coscienza di tutti i cittadini calabresi su un tema così delicato come quello dell'ambiente. Come giustamente avete detto, Gioia Tauro e il territorio della Piana in materia ambientale ha già dato abbastanza. Si devono trovare altre soluzioni ed è possibile trovarle se si ha il coraggio di fare in modo che anche gli altri territori se ne facciano carico, così come nel passato si è già fatto carico Gioia Tauro. Sindaco, si è tornato a parlare del rigassificatore, ma una volta costruito, sì, ci sarà la caduta lavorativa, però una volta costruito resterà a Gioia Tauro soltanto il problema di un altro inquinamento. Il problema vero è che non c'è confronto democratico tra la giunta regionale, i sindaci e i territori interessati. Questo è lo scontro politico vero. C'è un restringimento della democrazia e della partecipazione democratica, e questo non sta bene. Quindi, se si vogliono fare ulteriori insediamenti, si devono convocare i sindaci interessati e entrare nel merito delle problematiche. Invece qui saltano tutti, non si incontrano con nessuno e decidono da soli. Questo non sta bene, questa è solo autocrazia e non è possibile andare avanti così. Dottore Carmelo Versace, la Regione ha pubblicato il bando per la gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Allora, è un problema perché c'è una gestione dei privati, è un problema di democrazia o un problema di inquinamento? No, intanto c'è un problema di metodo da questo punto di vista, e noi lo abbiamo detto in più lingue, perché pensavamo che una decisione così importante per l'intera Calabria e soprattutto per il sistema rifiuti e idrico, se mi permettete, doveva quantomeno essere concertato, non dico altro, con i territori. Dopodiché possiamo più o meno essere contrari su quello che è stato il progetto di legge che è stato ovviamente votato e varato in Consiglio regionale, però da questo punto di vista noi riteniamo che non solo il metodo, ma in questo caso anche nel merito, bisognava attendere che la città metropolitana potesse quantomeno essere ascoltata, perché voglio dire, qualcosa in questi anni si è fatto, e io mi permetto anche di aggiungere più di qualcosa se si vanno a vedere quelle che sono ovviamente le azioni che sono messe in campo semplicemente rispetto al lato cosentina. Sono due ATO completamente diverse.
nella città metropolitana di Reggio Calabria si è realizzato tanto in questi anni, nonostante, ricordo, anni e anni di commissariamento da cui viene il settore dei rifiuti. Quindi penso che da questo punto di vista noi il minimo che potevamo fare era quello di avere un sereno confronto, confronto che ad oggi purtroppo non c'è stato. È stata votata una legge regionale senza concertare non solo con il territorio, ma rispettare quello che è il livello istituzionale minimo, che ritengo la città metropolitana su questo aveva tanto da dire. Però il Presidente Occhiuto, presentando il commissario Gualtieri, ha detto viene da un lato quella di Catanzaro, che è l'unica che ha presentato progetti finanziabili con il PNRR, vi ha tirato le orecchie. Ma questo, voglio dire, parlano gli atti. Io non conosco il dottore Gualtieri da questo punto di vista, non mi risulta che la città metropolitana non abbia partecipato ai bandi del PNRR, anzi dirò di più, stiamo continuando a farlo e stiamo andando avanti con le nostre procedure. Vi aggiungo anche un'altra cosa, abbiamo già dato mandato ai nostri legali della città metropolitana per capire se ci sono le condizioni per impugnare la legge regionale. Su questa cosa guardate che andremo avanti fino in fondo e non è una guerra campanilistica nei confronti di nessuno, qui c'è il rispetto di un territorio, c'è il rispetto di quelle che sono delle norme e c'è il rispetto istituzionale. Io fino a qualche settimana fa ho mantenuto un profilo basso di rispetto nei confronti del Presidente Occhiuto e continuerò a farlo ovviamente per quello che lui rappresenta, però ripeto, da questo punto di vista io sarò in prima linea con i sindaci della città metropolitana per cercare il più possibile di difendere questo territorio. Badate bene, difendere questo territorio non significa che noi siamo contro il termovalorizzatore, però intanto questo termovalorizzatore, come abbiamo più volte detto, va messo in sicurezza e questo mi sembra che lo abbiamo più volte ribadito in quelle che sono state le circostanze ufficiali. Certo è che ci fa pensare molto quando il governatore, a distanza di qualche ora, qualche giorno fa, quando abbiamo fatto l'ultimo consiglio metropolitano, abbiamo letto tutti dalle notizie giornalistiche dove si parla che non necessita forse neanche più fare un secondo termovalorizzatore nel Cosentino. Ora, questa è una cosa che ci lascia abbastanza, diciamo, perplessi, quindi se qualcuno pensa che Gioia Tauro possa diventare la pattumiera della Calabria, noi su questo ovviamente ci opporremo con forza con quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ma la presenza è doverosa perché si tratta di un problema estremamente importante, perché mette insieme l'ambito smaltimento rifiuti con quello idrico, che sono due elementi fondamentali per la società calabrese. E, diciamo, siamo assai perplessi per la via che ha percorso questa multi-utility, dove è mancata assolutamente la concertazione e dove è mancato quindi l'apporto delle forze politiche, sociali, del terzo settore, che avrebbero potuto assolutamente contribuire in maniera determinante. Ma poi tecnicamente, per quanto riguarda, stasera parleremo di incenerimento e di rifiuti, tecnicamente l'incenerimento è un modo sbagliato, scorretto, pericoloso per la salute, costoso e che non può essere assolutamente invocato nelle emergenze, e che struttura, diversamente da come si dice, come si pensa, le discariche nel ciclo dei rifiuti, e che quindi va assolutamente evitato, a cominciare, e concludo, dal problema dell'economia circolare. Se tu bruci una cosa non puoi certamente mantenerla in un'ottica di economia circolare. Il 7 di maggio, sabato 7 di maggio alle ore 10 a Piazza Duomo, dobbiamo uscire fuori allo scoperto, ci dobbiamo contare, dobbiamo dare visibilità alla nostra protesta, alla nostra contestazione, perché si sappia in Calabria e in Italia che non si accettano diktat e non vogliamo forme di governo autocratiche. Se Occhiuto pensa di essere l'autocratico di questa regione si sbaglia, perché dovrà fare i conti anche con noi. Il senatore Giuseppe Audino replica alla città metropolitana in merito ai lavori di ampliamento dell'Istituto Tecnico Industriale di Polistena. Nei giorni scorsi Audino aveva evidenziato i ritardi della città metropolitana rispetto a questa questione, ricevendo un ammonimento da parte del sindaco facente funzione Carmelo Versace. Il senatore Audino continua a sostenere che la tempistica non è stata rispettata e non è dato sapere quando i ragazzi avranno nuove aule e spazi più ampi.
Ricordiamo che erano stati stanziati 500.000 euro destinati proprio alla scuola. Cinque Frondi, l'amministrazione comunale in collaborazione con le volontarie e i volontari del Servizio Civile Universale sta organizzando la quinta edizione della Marcia della Pace, Cultura di Pace. Il sindaco Conia ha lanciato sui social la campagna Io ci sarò, con il proposito di raccogliere più adesioni possibili a questa iniziativa. Maggio dei libri a Gioia Tauro, presentata la raccolta di poesie di Nando Scaramozzino dal titolo Incommensurabilmente, scritta in ricordo della moglie Chetti. Dopo i saluti dell'assessore alla cultura Carmen Moliterno, Aldo Polisena ha affermato che la poesia dell'autore è ricca di malinconia e di tristezza, ma è anche una poesia di amore e di rinascita. Caterina Sorbara ha letto alcuni versi e lo stesso autore ha ricordato i suoi inizi nello scrivere poesie che risalgono ai tempi del liceo. Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio ha messo in evidenza l'importanza della diffusione della lettura e della cultura, soprattutto verso le giovani generazioni. Passiamo allo sport. La Jolly Cinque Frondi pensa al futuro. La pallavolo Jolly di Cinque Frondi si vuole lasciare indietro questo periodo e pensare in grande così come è stato in passato. La nostra storia, ha dichiarato il portavoce della società Nicola Forgione, merita di rivedere il Pala Bonini di nuovo stracolmo di tifosi. Si chiede il sostegno di tutti i tifosi per sognare in grande. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento.